La mia vita è veramente in pericolo. Dammi sul telefono! Basta! Ma adesso partiamo da dove tutto è iniziato. Non so, raga, dove cavolo stiamo andando, ma sto avendo molta paura perché questo posto è un posto abbandonato. Seconda cosa, non ci sono mai andato. Terza cosa, ne hanno parlato sempre malissimo. Io sto avendo paura perché quello che sto vedendo qui è veramente molto molto strano. Che la fortuna sia con me, raga. Se mi trovate morto, chiamate a questo numero. Lasciando stare la battuta, ma non sapevo veramente dove stavo andando. Non so ancora quanto manca, ma il nostro obiettivo sarà quello di trovare un qualcosa di abbandonato e di starci lì tutta la notte per vedere cosa succede. Stiamo incominciando a camminare, raga. Mi trovo in un bosco stranissimo, raga. Sto camminando, ma non so veramente dove cavolo sto andando. Bottiglie di vetro. Mi sa che qua ci sta gente. Quindi, ragazzi, cerchiamo di parlare più piano perché sto avendo veramente... No, paura no, però sono solo. È un posto nuovo, quindi un po' di ansia c'è. L'ansia stava incominciando a essere sempre più forte perché camminavo e non vedevo assolutamente nulla. Ma per fortuna, dopo pochi metri, ho trovato qualcosa. Sto camminando da circa 5 minuti e guardate cosa ho visto davanti a me, raga. Non so, sembra una casa dell'orrore. Le mie mani stanno incominciando a tremare perché su questa casa dovrò passarci tutta la notte. Qui la cosa mi mette veramente ansia. Che faccio? Vado o non vado? Stessi lì fermo a pensare e decidere se bisognava continuare o no, ma alla fine avevo deciso di andare, che lascio le cose a metà. Su questo posto ne hanno parlato veramente male perché ho appena visto su internet che molti anni fa ci facevano dei riti satanici e oltre a questo ci possono abitare anche delle persone. La situazione sta diventando veramente strana, però a me non mi importa perché adesso la prima cosa che devo fare è entrare dentro questo posto. Entrando dentro questa casa inizio a vedere molte cose strane. Si intravede, ma che cavolo ci fa una cavolo di ape a tre ruote dentro una cavolo di casa abbandonata, raga? Io sto avendo molta paura. Non so dove cavolo mi sto infilando. Una cavolo di ape, vediamo di quale anno è. Delle ruote, una valigia, delle sedie là in fondo. No, raga, ma che cavolo era? La situazione si stava sempre più intrigando fin quando... Vediamo qua dentro che cosa c'è. Sento questo rumore e inizio ad aver paura veramente. Oh cavolo, mamma mia, raga. Più che casa sembra un orfanotrofio. Cioè veramente è assurdo. C'è veramente un posto che da molti anni non viene veramente visitato. Ci sono delle stanze completamente vuote, oscurate. Qua c'è un cavolo di letto. Secondo me qualcuno qua la notte viene a sostare. Io qua veramente non sto capendo più niente. Non so veramente dove cavolo mi sto andando ad infilare. Ero molto confuso perché non sapevo a cosa stavo andando incontro. Delle stanze, delle scale pure ci stanno. Oddio, mamma mia raga. Qui la situazione sta diventando molto strana, raga. Vediamo cosa c'è dentro questa stanza. Ma che cavolo è? Ma non ci credo, raga. Non l'ho visto prima. Ebbene sì, avevo visto della pittura sul muro, ma all'inizio pensavo che era del sangue e quindi iniziai ad imporirmi veramente. Sangue, porca sangue. Ma che cazzo? Porca puttana! Porca troia! Raga, ma che cazzo sono sti cazzo di segni? Qui la situazione sta diventando strana. Porca puttana! Raga, porca puttana! Guarda, da tutte le parti segni di sangue! Da tutte le parti segni di sangue, raga! Ma che cazzo? Vediamo qua dentro che cosa c'è. Ah, un bagno! C'è un bagno! Qui il mio cuore si fermò. Perché? Perché qualcuno aveva notato la mia presenza. E da qui ebbe inizio il mio incubo. Notai subito la rabbia di questa persona, quindi io stesso decisi di farmi subito vedere. Esci subito! Esci! Fra, a posto, sto registrando un video, fra. Che video? Lo faccio vedere io il video. No, fra, a posto, stacco tutto. Qui capii che la mia vita era veramente in pericolo, quindi l'unica cosa che bisognava fare era cercare di calmare le acque. Ma non fu così, perché lui mi mise le mani al collo e dopodiché io per paura piansi perché non potevo fare nient'altro. Fra, basta, porco. Stacco, cosa ci fai qua? Sto a posto, fra, stacco. Fra,
niente, però lasciami stare, però, per favore, però. Aiuto, però. Mi inizia a spingere, a minacciare e a parlare con certe persone dicendo che io avevo scoperto il loro rifugio di spaccio. Dai, però per favore basta, però per favore, porco. Venite tutti nella casetta. Questo incubo durò per circa 2 ore, fin quando avevo trovato un'idea per fuggire. Fra, lasciami stare, fra, il cuore, fra. Cancello tutto, fra. Non mi interessa niente. Qui fu l'attimo fatale, perché in quel momento la mia vita stava per finire. Aveva scoperto che stavo registrando e quindi mi incomincia a picchiare. Ma la mia fortuna fu riuscire a scappare. Scappo, raga. Tornato a casa, raccontai tutto ai miei amici su Discord di quello che mi era capitato quella giornata. Sembrava tutto fantascienza, ma questa era la pura verità. Nei giorni successivi avevo incominciato a ricevere minacce, insulti su vari bigliettini e lì incominciai veramente a prendere la situazione con serietà. ffgo.it, miglior sito d'Italia di vendita, account Fortnite, account di Brawl Stars e tantissimo altro. Io vi lascio il link in descrizione, hanno anche l'assistenza WhatsApp, link in descrizione. Sono passati 4 giorni e in questi 4 giorni per me sono stati da incubo, perché sto subendo minacce, sto subendo insulti da persone che non conosco, da persone che non so chi sono. Sto ricevendo delle lettere a casa. Questa qua è la prima lettera che ho ricevuto 3 giorni fa. Questa qua è la seconda lettera che ho ricevuto. E questa qua è l'ultima lettera che ho ricevuto esattamente oggi, dove domani alle 15 mi vogliono parlare. Sinceramente io ho molta paura. Io non so se andare. Durante le notti non dormo più, perché questa gente mi viene a suonare sotto casa, dopodiché scappa. Io, raga, non so che fare, però questa cosa prima o poi deve finire. E quindi, raga, mi tocca veramente andare. Non so che cosa mi succederà, però la cosa importante è andare, perché sennò, raga, secondo me rischio molto. Quindi meglio affrontare tutto, andare e parlare semplicemente e dire che stavo registrando un video, perché la situazione sta diventando molto molto grave, raga. La situazione si sta aggravando, quindi cerchiamo di risolvere. Io stavo solamente registrando un video di una casa abbandonata. Non sapevo che cosa ci facevano in quella casa. A me non mi importa nulla di quello che ci facevano. Io domani cercherò di parlare, sperando che non mi fanno niente, perché poi sinceramente non riesco più a dormire la notte. Non esco più di casa perché ho molta paura. E quindi per me domani sarà molto importante andare là, così da spiegare tutta la situazione, perché è un incubo, raga. Eccomi qua. Oggi è il giorno in cui devo andare in questo posto, raga. Ho finito di registrare tutti i voiceover, ma io, raga, voglio andare in quel posto, perché voglio che tutto finisce per bene. Io adesso vado, quindi incomincio a riprendere questa clip quando sono là. No, oddio, porca puttana!